Ciao, ciao amici, ciao a tutti. In questo periodo, qui nei Castelli Romani, come in altre parti d'Italia, c'è la vendemmia, siamo a fine settembre, quest'anno è anche un pochino anticipata. Nei negozi, nei forni si trovano queste ciambelle al mosto. Io già, questa è la terza volta che provo, questa volta dovrebbero venire bene perché sono riuscita a centrare un pochino dopo aver visto varie ricette, poi alla fine ho fatto a modo mio. E sono andata anche un pochino ad occhio perché quello è il segreto. E naturalmente ho messo la pasta madre e ho preso l'uva, ho fatto prendere l'uva da mio marito in un terreno, in una vigna e il mosto l'abbiamo fatto noi, abbiamo macinato proprio semplicemente con il macina pomodoro, con il trita pomodoro, scusate, quello a mano e abbiamo estratto il succo. Bene, andiamo a vedere come fare queste ciambelle. Bene, ho messo la farina a fontana, scusate, sistemo bene per riprendere. L'ho messa a fontana come vedete e dentro ci verso il polish o il lievitino, chiamatelo come volete. Io l'ho fatto con la pasta madre, però se volete potete usare il lievito di birra, naturalmente diminuendo un pochino le dosi. Bene, lo metto al centro, ci metto lo zucchero. Questa è una dose, diciamo, minima, se volete fare 500 grammi di farina, poi aumentate le dosi in progressione. Questo è il mosto che ho filtrato, l'avevo già fatto bollire e adesso lo sto usando appena tiepido. Lo verso piano piano. Io ne ho messi qui 200 grammi, però non lo, credo che non lo metterò tutto. Quindi le dosi, bene o male, dovete regolarvi un pochino d'occhio, eh? Vediamo in seguito. Ok, continuo a mettere piano piano. E poi aggiungo anche l'olio mano a mano. Io sto usando il mio d'oliva, infatti ne metterò un po' meno perché questo gli dà un sapore molto forte, ma voi se volete potete usare anche l'olio di semia. Continuo ad impastare piano piano. Come vedete l'impasto è molto semplice perché farina, lievito, zucchero e olio. Un pizzichino di sale poi ce lo metterò dopo. E poi alla fine metterò i semi danish, un bel cucchiaione, e l'uvetta, ma ne metterò poca. Metto ancora fino all'assorbimento della farina, come quando facciamo la pasta all'uovo. Quindi vedo il mosto, vedrò quanto ne tira, l'impasto deve rimanere proprio morbidissimo. Prima di finire aggiungo i semi danice. Questo è un cucchiaio bello pieno, ma comunque è a gusto vostro, eh. Si deve sentire, diciamo, l'anice. Metto ancora il mosto. Devo mantenere sempre morbido l'impasto, anche se un po' appiccicoso non fa niente, però deve essere così, morbidissimo. Bene, ci siamo quasi. Ora raccolgo per benino la farina. E lo lavoro, con le mani. Ne metto un altro goccino. Quindi alla fine ne avrò usato un 150, credo, di mosto. Ok, lavoro un po'. Mi aiuto anche con la farina, ma non ne metto troppo, altrimenti poi l'impasto indurisce. Lo mantengo, vedete, sempre morbidino. Questo impasto poi dovrà lievitare 8-9 ore, dipende dalle temperature.
volete anche tutta la notte, e a temperatura ambiente naturalmente. Ci metto un po' di uvetta che avevo già messa in ammollo, poi l'ho strizzata per benino, ne aggiungo poca, non molta. Ok, ecco qua. Ora lo arrotondo un pochino e lo metterò dentro una ciotola coperta con la velina, quindi la sigillo e la lascio lievitare. Ed eccola qua dopo 7-8 ore. Il tempo è indicativo, dipende dalle stagioni. E quindi dalla temperatura che avete in casa. Poi se lo fate con il lievito di birra, i tempi si accorciano molto, eh? Ecco qua. Lo verso sul piano di lavoro, lo giro senza mettere farina e niente. Ora lo divido e andrò a formare le ciambelle. Oh, le ciambelle devono essere belle grandi. Quindi credo questo impasto ce ne farò 4 o 5. All'incirca dovrà pesare 170 grammi l'una, massimo 200. Quindi vedete, o arrotondate e fate un buco e poi allargate così per formare la ciambella, oppure fate un cilindro e poi la unite, come volete. Forse è meglio arrotondare, un pochino lo pirlo proprio leggermente, eh? Tanto poi dovranno ancora lievitare. E così. Poi i buchi con la seconda lievitazione si chiuderanno un pochino e in cottura si chiudono quasi del tutto, ne rimane appena un pezzettino. La ciambella col mosto è proprio così. Ok, copro e lascio a lievitare. Una volta pronte, eccole qua, dopo 2 ore, ho acceso il forno a 180 gradi, poi abbasserò a 170 e faccio cuocere per una ventina di minuti. Quando sopra sono colorite, vedete, le tiro fuori, le spennello con zucchero a velo che ho sciolto con un po' d'acqua, le ho spennellate e sopra ci ho messo lo zucchero semolato. Sembrano che siano venute molto bene, vediamo la morbidezza adesso. Eccole qua, sì, sono morbide. Apriamone una. Sono ancora bollenti, però queste sono buone calde o tiepide. Eccole qua, sì, molto belle. Profumate, come vedete, quindi sopra devono essere belle scurette, ma dentro devono rimanere morbide. Buonissime, molto buone, sono quasi simili, diciamo, a quelle che vendono qui nei Castelli Romani. Bene, amici, vi ringrazio della visione. Ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao.